weg. Buño en Indurain van voren. Buño en Indurain. Waar kan Steven nog uitkomen? Het is Buño. Het is Buño. Het is Buño. Daar komt Roos. Scatto di Indurain. Indurain a fianco Buño. Parte Buño. Buño in testa. Attacco di Indurain nella scia di Buño. Buño si volta. Controlla la corsa. E Buño alza forse le braccia un anzitempo, ma Buño è campione del mondo. Sono quello che crea solo problemi, perché io vengo additato da Lucia come quello che crea problemi. No, io cerco di trovare delle soluzioni. Se dico che le radioline devono essere utilizzate, perché probabilmente alla maggior parte dei corridori, dei direttori sportivi e tutto quanto, fanno comodo le radioline. Se tu decidi di no, mi dici anche perché no. Io oggi non ho ancora avuto la motivazione del perché sono state vietate. I problemi del ciclismo sono parecchi. Che non è che sono creati dai corridori, i corridori sono praticamente l'anello più fragile, quello che paga, che sbaglia, perché sicuramente sbaglieranno anche i corridori nel loro... Però sono gli unici che pagano di persona. Quindi posso dirti che per me è una questione di sicurezza. Quest'anno ho avuto la fortuna di seguire una corsa in ammiraglia, la mia prima corsa in ammiraglia, in cui ho capito che veramente la radiolina serve, perché se la radiocorsa dice c'è un restringimento, in particolar modo nelle corse meno importanti, tra 10 km c'è un restringimento, c'è qualcosa sulla carreggiata, se io avviso i direttori sportivi, poi i direttori sportivi non possono avvisare i corridori, non serve a niente. Poi mi devo spiegare il problema della radiolina, il perché. In pista il quartetto allievi, il quartetto juniores, inseguimento individuale, sono tutti giovani. Individuale a punti, sono tutti giovani, però tutti i giovani hanno il tecnico o il direttore sportivo a bordo pista che gli dice cosa fare, lui ha sbagliato lì. È lì che allora se il direttore sportivo non va bene che deve guidare i corridori, anche lì dovresti evitarlo. È un ottimo deterrente, però dovrebbe essere sviluppato, non è così semplice, ha dei costi troppo elevati. Cioè io sono d'accordo su questo sistema, il sistema che sta utilizzando l'UCI. Non sono d'accordo sulla tempistica e su come viene fatto. Bisognerebbe, se tu un corridore lo trovi, c'è un valore anomalo, non bisogna aspettare 6 mesi, 1 anno, 10 anni prima che trovi il sistema per trovare lo positivo. Il corridore o è positivo o non è positivo a oggi, cioè già 3 mesi vuol dire far perdere il corridore una stagione. Quindi in 3 mesi devi dare già la positività o non positività. Certo che uno può dire, no, i tempi sono troppo brevi, sì, ho capito, però il corridore non è che dura una vita. Cioè gli sto parlando di 3 mesi, vuol dire perdere una stagione per un corridore, è già parecchio. Il corridore deve essere positivo. Poi il passaporto biologico deve essere intensificato e deve essere uguale per tutti. Cioè, adesso l'hanno esteso tutte le squadre, sì. Tutte le squadre che partecipano a un certo tipo di corsi, deve essere così. Cioè deve essere quasi una tutela per i corridori, cioè tutti i corridori devono partire alla pari. È un sistema che in questo momento non ti dà le massime garanzie, anche perché insomma ci vuole anche gli investimenti, questo lo riesco a capire. L'UCI purtroppo ha delle difficoltà in questo, però ecco quello che è un sistema che potrebbe funzionare, però a tempistica. Sono d'accordo sul fatto che il corridore quando torna a correre deve tornare a correre, tutte le corse senza nessun problema, perché lui la scondana l'ha scontata. Se un corridore deve tornare sempre col dubbio e che lo prenda la squadra piuttosto che un'altra, che non possa partecipare a determinato tipo di corsa, allora quel punto lì o gli aumento la condanna, certo. Cioè, un corridore, se ha preso 2 anni, ha fatto 2 anni, può tornare liberamente a correre, ed è giusto che torni a correre, ma a tutte le corse fin dal primo giorno, non che deve essere additato come quella. Altrimenti hanno allungategli la pena, non fatelo correre più, perché sennò non è assurdo. Per me la cosa così come oggi è assurda. Però il problema non è 4 anni, 2 anni, perché il corridore sconta la sua condanna e capire chi c'è sempre dietro. È più importante sapere chi c'è dietro, cosa che non viene mai fuori. Beh, sicuramente un problema è la tempistica dei controlli, cioè il corridore deve essere trovato positivo, cioè tempistica non della positività. La tempistica, se tu hai un dubbio su un corridore, cioè ci vuole una tempistica un po' più ridotta, o perlomeno un tempo limite in cui deve dire sì o no, secondo me.
dopo tutti diranno, ah no, dopo ti diranno, ah no, però ci vuole più tempo perché non ci sono i sistemi, non c'è qua, non c'è quello, e allora siamo sempre lì. E poi un altro problema che bisogna risolvere, secondo me, è che il corridoio torni ad avere valore nelle squadre. Sì, adesso hanno cambiato il sistema di punteggio, però non abbiamo risolto ancora nulla. Cioè, una squadra che ha dei corridoi di valore, se la matematica non è un'opinione, danno i punti alla squadra e la squadra ha diritto di partecipare alle corse più importanti. Quindi la forma Pro Tour non serve più. Cioè, adesso c'è un sistema di punteggio che non si è ancora capito. Non riesco a capire come possa rimanere fuori la Geox. Una cosa riconosciuta, invece vedo che è stata recepita, però problemi ci sono ancora. Io la forma del Pro Tour non la condivido, perché non è una licenza da quella per 4 anni sia a posto, no? Perché già se c'è anche una promozione e una retrocessione. Sì. Cioè, permettere una squadra di Serie B poter andare in Serie A e viceversa. E poi un altro problema che vorrei risolvere è il dilettante, cioè la differenza tra professionista e dilettante. Cioè, ci sono un determinato tipo di corse, un determinato tipo di corridori che devono fare solo quelle corse. Tutte le altre corse dilettantistiche devono partecipare alle squadre di dilettanti. Invece oggi c'è un po' un misto, no? Che secondo me non fa bene. Cioè, deve essere differenziata e permettere magari alle squadre nazionali dilettanti di poter partecipare alle corse di un certo tipo, di un certo valore, che non c'è, non mi saremo il corso, ma corso, cioè magari selezionare una dei dilettanti per farli partecipare semi professionisti. Ci sono tante corse, quando correvo io non c'era ancora il giro della Malesia, il giro sono cominciato a venire dopo. Se comincia a mettere insieme tante corse a cui le squadre più importanti devono partecipare, è anche difficile andare a partecipare a delle corse italiane, ed è normale che scompaiano le corse italiane, anche perché poi l'adesione delle squadre più importanti non ci sarebbe. Perché sarebbero corse inferiori rispetto alle altre. Se tu pensi che la corsa della Costone tra Valle e Bernocchi, che hanno 70-80 sì, anni, sì. Oggi hanno un valore di corsa, di piccole corse, perché oggi fai fatica. Cioè, una volta le squadre avevano i gregari che duravano qualche anno, adesso invece c'è proprio un ciclo. Cioè, prendono i giovani, se vanno bene bene, se vanno niente, sono dei giovani che passano e smettono subito. Non c'è la tendenza a voler mantenere, far crescere il giovane di talento. Cioè, tu prendi il giovane, avevo detto grande campione, oppure non va bene, via. E allora anche i gregari, o quelli che possono entrare gregari, devono accettare le condizioni per poter mantenere il posto, se no verrebbero sostituiti da qualcun altro. Perché? Perché c'è troppo ricambio. Ci sono tanti giovani che passano e smettono, perché non diventano dei campioni, quando invece potrebbero essere gli ottimi gregari. Però questo non gli lascia il tempo di crescere, di maturare, perché sai, quei giovani che sono forti da dilettante, no? Vogliono passare a diventare dei capitani, però se non possono diventare dei capitani, devi dargli anche il tempo di maturare nella loro mente, di dire che non sono mai un capitano, ma posso essere un ottimo gregario. Da giovane vincente, pensare a fare il professionista da gregario, devi cambiare la tua forma mente, quindi non è che lo fai d'amblè, devi aspettare, devi dargli il tempo a quello di maturare, di capire quali sono i suoi limiti e di accettare la sua condizione per far dargli il massimo. Cioè, adesso lo tieni in un anno, poi lo fai e dici no, non hai vinto questa corsa qua, quindi non lo vediamo. L'hanno criticato per il mondiale, no? Io non ho capito per quale motivo sia stato criticato, sinceramente, anche perché Paolo Bettini, che ha appena smesso di correre, che ha collaborato con Ballerini, si trova di punto in bianco a dirigere la nazionale, non è semplice. Cioè, non è semplice gestire un mondiale a cui tu facevi parte, tra virgolette. Lui a maggio si è trovato a dirigere la nazionale e mondiali a Melbourne, con tutte le problematiche del caso, cioè, quindi andare il percorso, il fuso, il viaggio e tutto. Hanno fatto quarto con Pozzato,
secondo me sono andati bene. Poi quel discorso che non ha neanche le radioline, perché anche quello, nessuno tiene conto di queste cose qua. Tutti i problemi che ha avuto Bettini, per me è stato bravo. Ho lavorare, l'ho visto, ci ho parlato assieme, ho visto che sta facendo le cose a modo, secondo me. E ha innovato anche un po' quello che era il modello nazionale di prima, cioè con dei ritiri, con delle cose, per poter arrivare alle Olimpiadi l'anno prossimo con una formazione non per la squadra d'altra, ma quanto per la cronometro. Quindi vuol dire che ce l'ha, ha le idee ben chiare, e poi certo speriamo che i risultati gli siano anche a favore.